Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Siamo vicini a una prima parziale riapertura necessaria e sostanziata da un giudizio della sanità che ci dice che ad oggi la situazione è sufficientemente sotto controllo. Ciò non di meno, molti di voi mi esprimono preoccupazione e mi chiedono cosa succederà. Non lo so cosa succederà, onestamente. Lo vedremo, molto dipenderà dai nostri comportamenti, ma quello che so è che cercherò di misurare con attenzione un'eventuale ripresa della crescita dei contagi. Ora, come si fa a misurare questo fenomeno? Facciamo un passo indietro. I contagi sono figli dei tamponi che vengono fatti. A Milano città vengono fatti circa 1000 tamponi al giorno, non di più. Di questi mille tamponi portano a un numero di contagi che, misurato nella media degli ultimi 14 giorni, è pari a 143. Ecco, io considero questa un po' una base di partenza. E quindi la domanda che mi faccio, la domanda che sto cercando di rivolgere al sistema sanitario lombardo, non ho una risposta compiuta, ma è la domanda che io ho in testa a mia volta, è: ma quando comincerò eventualmente a preoccuparmi, quando vedo un trend a salire costante per 3 o 5 giorni, quando vedo un livello doppio? Ora, non c'è una formula matematica, sapendo tra l'altro che questi contagi sono la punta dell'iceberg, come ha dichiarato l'Istituto Superiore di Sanità 2 giorni fa, e l'iceberg sotto è molto più ampio, ma si presume che questi contagi, quindi per noi milanesi, questi 143, sono sufficientemente rappresentativi della realtà della diffusione del virus. Io vi posso solo garantire che la mia vigilanza sarà attenta, continuerò a chiamare i medici degli ospedali, dei pronti soccorso, i nostri medici di famiglia e analizzerò con estrema attenzione i pochi, ma speriamo significativi, numeri che abbiamo a disposizione. Buona giornata a tutti voi.